Eh no, caro socio, non ci sono scusanti. Il lunedì è diventata una giornata di biliardo, assolutamente. Almeno di per... solito era una giornata di riposo per i giocatori di biliardo, ma invece no. E invece no. Ed insomma, qui dall'Eco Resort, le sirene di Gallipoli, siamo in diretta per offrirvi la prima semifinale della terza tappa FIBIS Challenge di questa splendida stagione agonistica, splendida, variegata, con dei risultati anche un pochino a sorpresa, ma adesso vi raccontiamo il perché, come facciamo a raccontarvelo, sicuramente perché dietro i tasti della regia c'è il nostro Fido Mirko Bianchi, perché a offrirci queste belle immagini come quella che state vedendo adesso c'è William Bardon, e perché ci sei tu, socio, perché mi diverto troppo a commentare il biliardo con te. Di cosa hai bisogno, Nascim Bene? Che guidi un po' il ritorno? Bravo. Quello, eh. Buongiorno a tutti gli amici di Biliard Channel. Che bella semifinale. Sì, uno specialista dei 9, ma molto forte, cresciuto tantissimo dopo un periodo di purgatorio addirittura nella categoria dei master. E parliamo di Michele Gatta, l'ebolitano campano, giocatore ormai conosciutissimo su tutto il territorio nazionale. E dall'altra parte parliamo di Michele Gatta, dall'altra parte c'è il vice campione del mondo del 2015, io lo chiamerei quasi un campione del mondo, non me ne voglia Matteo, un campione del mondo ex equo, uno dei giocatori che secondo la mia modestissima opinione, ma penso di abbracciare un po' anche la tua, e non perché dicano il toscano, perché io ormai di toscano non ho più nulla, però è Sandro Giachetti, perché per me gioca un biliardo eccezionale questo ragazzo. Sì, io ragazzo di 50 anni, un po' di più. Te lo dicevo, classe 1969. Eh sì. 51. O 68, 69. Sì, sono 4-5 anni più di me. Però te lo dicevo ieri rientrando in camera, insomma, io molte cose di biliardo che so, che ho la fortuna di sapere, me l'ha insegnato proprio Sandro Giachetti, insomma. Beh, tu abbiamo hai avuto giocati, un po' di fortuna. Abbiamo giocato tantissime ore insieme al biliardo, insomma, innumerevoli. No, no, ma io parlo dell'interpretazione del gioco. E secondo me, guarda, Sandro ultimamente, già dalla prova di Desio dell'anno scorso, della prova dei nazionali, ha messo a posto anche tanto la palla davanti. E se, che è sempre stato un po' il suo non punto di forza, non lo voglio neanche chiamare un tallone d'Achille, però devo dire che se Sandro mette a posto la palla davanti e se stecca come sa, tra l'altro negli ultimi due anni ha messo a posto quello l'impostazione, dice, esatto, si era raddrizzato, sì. Non lo so, perché sicuramente non avrà la colpitura bruciante dei grandi tipo Michelangelo Agnello e Andrea Quarta, che ieri sera ci hanno fatto vedere cose incredibili. Però nel gioco, insomma, stiamo parlando di uno che gioca davvero tanto bene al biliardo, così come gioca bene Michele Gatta, sicuramente. Michele Gatta reduce da un grande risultato, perché ha spuntato il quarto di finale alla bellissima con Matteo Gualemi. Sì, e con un Gualemi che insomma, era riuscito a prendergli le misure, insomma. Sì. Stava vincendo 3-1 Gatta, poi Gualemi è andato sul 3-3 e poi si è risolta alla bella, insomma, con due, ha dovuto fare due o tre capolavori di quelli belli pieni Gatta per avere ragione di Matteo. Eccolo inquadrato, Sandro Giachetti, elegantissimo. E insomma, comunque parliamo, vi ho detto le novità di questa formula FIBIS Challenge, scusate. Eh sì, siamo arrivati a una formula che ha fatto diventare la classifica molto 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 eterogenea, perché comunque ha grossa partecipazione anche ai piedi alti della classifica delle categorie inferiori di vertice, quindi parlo di quella cadetta dei nazionali e poi quella dei master, c'è qualcuno che è lì dentro, e grande apertura anche nelle posizioni alte, perché insomma, per un po' di tempo ci siamo abituati a vedere Quarta, Agnello, Gualemi, Maggio, Lopez, cioè ballavano lì, e poi qualcuno che andava un po' a fargli compagnia, perché sicuramente sono anche più forti. Questa formula, che rimette un po' tutti insieme, secondo me altamente meritocratica come formula, secondo me ha spettacolarizzato un po' questo torneo e l'ha reso più avvincente. Vediamo Sandrino, che si fida a tutto biliardo. Gioca lo sfaccio a rientrare. Gli è partito il taglio a sinistra. Sì. Però un buon controllo. La steccata c'era. Se fosse partita piatta o
leggermente a destra, secondo me faceva il tiro, non doveva preoccuparsi, sì, del rimpallo. Più piatta che a destra. Non doveva preoccuparsi del rimpallo, perché in seconda o terza la palla avrebbe preso il pallino. Comunque, in seconda, probabilmente. Impatto sul pallino da tre per Gatta su questa garuffa. E lascia giro. Lascia un giro a Giachetti, si doveva stendere sul tavolo, ma dovrebbe essere abbastanza comodo. Ce l'ha, secondo me, un giro che ha ancora ad andare al centro. Vediamo la forza. La forza dovrebbe essere un po' più della, no, un po' più della corta questo giro. Se no non quadra al centro. Pensavo che la giocasse con più colpo proprio. No, la forza è questa qua. È la forza di quella diagonale su un biliardo stabile, quindi non nuovissimo, è la forza della mezzeria del tavolo. Con la tua che così viene portata al centro, schiacciata. Bella manovra comunque di Giachetti. Di calcio in finezza Gatta, ha rischiato tantissimo di bere tutto il filotto. È stato più che fortunato, perché se fa un errore appena meno importante beve tutto. Eh sì, averla sbagliata di così tanto è stato molto meglio per Gatta. Si fida Giachetti. Giachetti che la sta buttando sull'arrembante, eh? Vediamo Sandro. Sai che fa bene affidarsi? È partita una gran bella steccata, Ma come, così in apertura, d'amblè. Ma come gli parte sana Sandrino? Che steccata. Sponda biglia per Gatta. 12 a 7 il parziale. Ricordiamo che si va al meglio dei 7 set. Quindi bisogna vincerne 4 per arrivare alla finalissima. Sì, la nostra giornata di biliardo, parlo per gli appassionati, terminerà circa alle ore 18, quando terminerà la diretta della Rai. Noi vi daremo in diretta questo incontro, poi le immagini della seconda semifinale tra Triunfo e Agnello e della finalissima saranno sulla Rai. Noi comunque andremo avanti a registrare e poi troverete pubblicata su Billiard Channel, quindi non più BC Billiard Channel, ci hanno ridato il nostro canale, ce l'abbiamo fatta riappropriarci il nostro canale, e le troverete comunque pubblicate. Gatta impreciso su questo girone. Traversino per Giachetti, occasione allora, importante. Ma questo da ragionare. Io non mi muoverei tanto di lì. Decide per la Z. Vediamo con che forza, perché non è. Sei sicuro che la Z non giochi solo la biglia bianca? Proprio di misura, eh? No, gioca Z, ma ero curioso di questo movimento. Si è affidato all'impatto sul pallino, Sandro, probabilmente, perché. Ma secondo me ha valutato che sul largo non avrebbe impattato pallino. Più che altro per la forza, perché ricorri tanto. Fai due lunghe centro proprio facili. Non quadra comunque. Giachetti, ghiotta opportunità per Gatta questa. Sfaccio di 3,5, mano sul panno, taglia troppo. Le biglie rimarranno entrambe nello stesso settore. Vediamo se Sandro qua sta in una delle specialità della casa, il contenimento della battente di lunga centro. Io credo che incroci. Un biliardo che non rientra tanto, non dà tanto incrocio. Vediamo, sta toccando tanto di filotto, incrocia, bravo Nico. L'ha trattata benissimo Giachetti, che fiondata. Questo è il tiro che Giachetti ha quadrato, ha migliorato di più. Sì, sì, perché ha cambiato le velocità comunque, ha cambiato le velocità esecutive, perché
insomma, per un po' di tempo non gli partiva questa fiondata. La fiondata, la velocizzazione del colpo è importantissima. Era molto più impostato sulle tre passate. Beh, il ragionamento che facevamo fuori microfono, no? Bisogna un po' accettare che i tempi sono cambiati, le partite sono queste, bisogna imparare a giocare anche in un altro modo. Pallino da 4 per Giachetti, perfetto Sandro. Vediamo dove termina, comunque un buon bottino. Anche imprenditorialmente con questo 4 non si perde quasi mai, si perde soltanto se ti fanno lo scatolino pieno. Anche quello bisogna valutare. Realizzare per perdere meno è anche una strategia per arrivare prima. È bella risposta di Gatto. E al limite fai pari. Punti. No, ma più che altro ha badato a portare la sua nel quadrato del pallino, essendo quasi 20 esatto. punti avanti, e quindi poi avere l'opportunità di rimarcarlo anche ora il pallino. Credo stia sul pallino da 3. A scivolare con la sua biglia in buca. In buca, sì. Ce n'è un filino troppo di angolo, ma diminuendo potrebbe anche diminuendo poi diventa più grosso, sì, esatto. Tanto effetto a destra, mi raccomando, è una battuta più alta di quello che pensate, eh? Perché sennò ci si vola dietro. Battuta buona, ma l'avevo vista meglio, l'avevo vista migliore come la battuta, secondo me, perché non ha tagliato tanto, si è più affidato a no, se taglia scivola ancora di più, Nico. Sì, ma doveva alzare un po', tanto effetto, si è affidato alla porzione. Però lì, in genere, il segreto è quello di guardare cosa ti dice l'occhio e poi battere più verso il centro del biliardo. Ogni tanto te la faccio notare questa cosa, perché sai che in tante parti d'Italia l'alto e il basso è diverso? Per noi l'alto è il centro del biliardo, il basso sono le corte. Sì, 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 certo. In tanti posti è diverso. Qui va dalla lunga di sinistra. Questo pallino non è pericoloso. Posso non essere d'accordo. Se si prende così è... Diciamo che era meglio per un angolo, per ricavare un angolo quella parte, per marcare il pallino era meglio l'altra. Lui si è concentrato a stare sulla biglia piena. Ho capito. Io avrei giocato di là. Sì, ma perché ti facevi solo buono il pallino? Il pallino perché ce l'ho una spanna. È stato concentrato sulla biglia piena. Sì, però il ragionamento, il pallino è una spanna, lo faccio di sicuro. Torna. Sì, non lo so, io l'avrei giocata di lì. Ha pensato più a creare l'angolo perché c'era più posto, vedi, c'è più posto dalla parte sinistra per creare l'angolo. Di là ce n'era meno. Bricolla, ieri sera Gualemine fece una di misura da 10 che fu praticamente la chiave della bella. È uscito bene, eh? Chissà con che angolo la fa scendere. Io la disegno di pieno, eh? Ancora più del mio e la fa scendere perfetta Giachetti. Mi è partito lo strato rosso. Sfaccio per Gatto dalla piena. Dalla grossa a sviluppare verso il filotto, bravissimo. Bravo. Bravissimo Michele. Bravo. Capolavoro, tutto quello che si poteva fare in questo tiro Michele Gatta l'ha fatto. Tra l'altro Giachetti non lo può giocare a spingere questo traversino. Oddio. È stato largo. Deve saltare un po' addosso. Oddio, c'ha lo spazio per andare avanti. Diventa il modo più difficile forse. Infatti gioca a ritornare, classica figura. A mettersi sulle due lunghe. Bravo. Qui il pallino da 3 ce l'ha. Quadrato intanto il nostro fedelissimo Sandro Stamerra. Primo arbitro di Fibis TV, le arbitrate tutte lui alla prima prova proprio qua. Giro di scambio per Gatta. Questa che si appoggia al pallino da 4. Sfiora, il birillo vacilla ma non cade. Questa
non l'avrei giocato. L'avversario a 40, è vero che ti metti a, fai 4, ti metti sotto, ma sfaccio di colpi in testa per Giachetti. La steccata c'è. Mamma mia, è andato vicinissimo a fare tutto tiro. Anzi, ha fatto 8 punti. Pensavo andasse sul birillo del 2. Ottima conclusione di Sandro. Sì, già ieri sera con Caratozzolo l'abbiamo seguito dal vivo ed effettivamente già ieri sera Sandro partiva. Una grandissima steccata e gli sta partendo anche stamani. Lo vedo molto concentrato. Anche lui mi sembra che non ha esordito in modo eccezionale Pezzo a alla prima a Sanremo. Sanremo. Ha fatto abbastanza bene a San Benzano, ha dovuto cedere il passo al prof di Nola. Entrare negli 8, se non sbaglio. No, O credo nei che 16. poi nei 16, Nei credo 16. che poi abbia fatto un'altra partita Vecchione per entrare nella partita di domenica dell'ultimo giorno. Sandro che insomma sa anche vincere le prove BTP, lui che Adesso la disturbiamo un po' anche i bianchi per sentire un po' delle classifiche. sì, dicevo, sa anche vincere le BTP, ne ha vinta una Open, quindi unita con nazionali professionisti, e l'ha vinta se non sbaglio nel 2012, L'ultima di Gian. l'ultima di Gianni a Baia Domizio, in finale con Marco Micucci. Giusto? Sì. Confortami, socio Vanna. Comunque ci fu un episodio incredibile in quella BTP. Ci fu un tiro di Sandro, Sandro incredibile. Guarda, quel sì, no, filotto mano sotto spalla. sì, no, a parte la finale, però fu curioso perché al primo incontro alla Bella giocò contro Rizzo, a Rizzo mancavano tipo 6 punti, qualcosa del genere, tirò uno sfaccio e beve 16 e vinse Sandro, non lo sapevi? No. Me lo ricordò poco tempo fa il CIFA. Ah, senti là. Un segnalone quello lì, eh. Glielo giocheresti questo a No, io stare sarei tutto sul lì? regolare. Io starei di taglio buono, se passo Ah, bene, di se no picchio 2. il pa questo, bravo. Ah. Però si è Perché ha fatto buono anche giocato. qua, No, si è se. giocato il pallino a 4 lui. Ha giocato il massimo ingresso, ma più con la voglia di prenderla di prima che di dietro. Questo è un ricamo di Giachetti. Ma sai che la Questa giocava? ha Sai che? giocato Però è un quella. rischio, Nico. Poi se ne prendi tanta li bevi tutti. Non è. Guarda dove ha messo quel pallino lì. Non è banale Ma come. se gli dai tanto effetto non bevi. Ma sul panno nuovo. Ma. Però Non hai la forza se ne pigli di più per bere. è anche vero che se il pallino fosse più dentro non hai poi la porzione che ti porta così distante. Ha Questo lo messo provo. perfetto il pallino. Questo lo Ha fatto un provo. ricamo, Sì. Giachetti. 4 a chiudere per Giachetti su questo giro. Una biglia 50 C'è. centimetri, eh sì. Pienissimo. 8 e 3, 11 per Giachetti. 1-0 per Sandro Giachetti in questa prima semifinale. Se Giachetti vince questa semifinale e Agnello vince la sua, si potrebbe ripetere la finale Il del campionato campionato europeo. europeo. Perché Sandro, tra l'altro, è anche vice campione europeo. Pubblicità. Sliding door, ma se Sandro avesse vinto o il mondiale o l'europeo, cioè se avesse conquistato il grandissimo risultato, secondo te, secondo me sarebbe diventato ancora più forte di quello che è. Che dici? Ma dove ti vengono queste domande? Giusto perché siamo 0-0 e dobbiamo fare un po' di talk show.
No, perché, dura, ma come fai a... perché Sandro è uno dei giocatori che dire che è migliorato Sandro, insomma, ci vuole. Però secondo me è migliorato dell'altro, cioè. No, quello sicuramente gioca molto meglio del 2015. È già 2015, ma così come Matteo. Non gioca al meglio invece questo giro, giocato in luogo del girone, cosa sarebbe stato un po' più saggio. E che fiondata Gatta di gliela fa carta. subito pagare, quindi gli dà il segnale che ha perso il primo set, ma è lì, è sul tavolo. Giocatore sicuramente abituato, Michele Gatta, al biliardo di sofferenza. Gli invia questo segnale. Ricordiamo che per quanto riguarda il tabellone dei professionisti, da quest'anno le partite sono a eliminazione diretta, non più 3 su 5, ma 4 su 7. Striscio e pallino da 4 per Giachetti, perfetto, guardate la forza. Una volta si diceva buca. Dici ci rimette sotto la stecca? Sembrerebbe di sì. Pallino lo dovrebbe prendere pieno, non arriva con un grandissimo colpo. E questo era roba L'errore è dura. figlio della scomodità e della... Sì, anche se qui tutto biliardo, 11-8 il primo set. 11-8 all'inizio del Attenzione, errore set. di Giachetti. Questo è proprio l'errore che non ti aspetti. Ha sporzionata completamente. Sì, ma ce la fai vedere al replay? Perché mi sembra che si sia un po' spostato. È un po' Non tanto. è partita limpida la steccata. Anche per capire come ha fatto ad arrivare questo errore di Anche Giachetti. perché erano vicine le biglie. 4 punti. Strano perché si è spostato verso l'interno, quindi Secondo me ha avrebbe sbagliato proprio la steccata. Ha tirato quando dovuto. forse Non non era il era buon ancora momento, sì. pronto. Che la preparazione di Giachetti è abbastanza ritmata e abbastanza standard su 5-6 brandeggi. Secondo me ha tirato un paio di brandeggi prima. Magari un po' di Certo. tensione, eh. È bravo, ma non è esente tensione, Sandro. Angolo di 6 terza. Fatto sponde per Giachetti. cambio palla. Praticamente le ha messe uguali. Sì. Ci ha Identiche, detto identiche. tirala tu. Mi fa vedere il tiro di Giachetti? Vediamo se le biglie sono messe uguali cambiando colore. C'è una cosa che non si vede quasi mai. Sì, Sono cioè, lì, identiche. leggermente più spostata adesso, ma mica tanto. Sono identiche. C'è una palla di differenza della battente. Praticamente identiche. Guarda che roba. Faccela vedere dal lato sull'altra, ce la fai? Su quella di sinistra. Oggi lo facciamo lavorare. Identiche. Giro volante pallino 4 per Gatta, altra. Un disegno, una figura, un impatto sul pallino benevolo sicuramente, ma 8 punti che pilotano Gatta, 23 contro gli 8 di Giachetti. Pallino tre a scappare per Sandro, no, gioca di mezzo colpo il traversino di prima. Un po' di incertezza adesso Sì. di Quel Sandro, non si deve ancora essere scrollato di dosso probabilmente in giro, quel giro. quel giro è una bella occasione. Decisamente. La stretta di Gatta. 11 punti per Gatta e si prende davvero un buon margine. Peccato perché l'impatto col pallino regala un fisso a Giachetti, ma rimane lo stesso, un'altra bella conclusione. Efficacissimo, Gatto, questo set.
tornare indietro per legarsi alla sponda corta. Deve stare attento a non terminare lungo, eh. Deve dosare bene. La sua, se tocca la corta, va in mezzo. Se tocca con quell'effetto lì, lui gioca quell'effetto lì per costruirsi la palla piena. Non deve arrivare la bianca alla corta, deve rimanere. Ma infatti è una roba dura. Come la tira? Gioca per, no, gioca per usare il pallino come a come spingersi scudo. Verso il pallino? O a rimanere un po' corto, a spingere tutte e due verso la lunga. Penso, ma vederlo così. Ah, infatti. A usarlo il pallino come scudo, giocando più che altro la sua in quella zona lì. Sì. Era la prima idea, sinceramente, quando ho visto le biglie. Posizione del pallino, sì, non era un pallino usabilissimo. Sponde palla da guadagnare per Gatta, deve diminuire di forza e stare sul pienissimo. È un po' avvitata questa, eh? Non ha staccato netto. Sì, è mancata anche una carezza in più a questa biglia. Sì, però guarda, visto lo spostamento della bianca, secondo me si sono un po' avvitata. Ha schiacciato un po' troppo la punta della stecca. Non era sicuramente banale. Gancio di Giachetti, realizza tre punti, il pallino era sulla strada. Sandro Giachetti inquadrato alla ricerca di concentrazione. Sì, qualora dovesse realizzare questa conclusione Gatta. Qui Gatta ha tirato così per posizione del pallino, se avesse squarciato avrebbe preso il pallino e avrebbe fatto una montagna. Comunque un'altra bella conclusione frontale per Gatta, veramente ordinato. I pro e i contro della sventaglina in quella specifica posizione. Il pro che sicuramente, se non fai errori madornali di porzione, porti le biglie in diagonale. Il contro che hai un passaggio solo. Che ti potrebbe realizzare il pallino da 4. Lascia la gialla abbastanza vicino al castello. Oggi ti piace il rosso, però lui la gioca senza effetto e questo va via. Non capisco come non l'abbia giocata senza effetto. Ma sì, ma guarda, a vederla effettivamente poteva essere, sì, è più sana l'entrata come angolo, è più sana l'entrata della Garuffa. Ti riporta verso il pallino da 4, però errore che in questo momento della partita è una gran boccata d'ossigeno per Giachetti, che se realizza questo sfaccio mette le cose a posto. Stava patendo un pesante svantaggio. A scendere Giachetti, sì, non vuole rischiare di trasportare troppo. Bonjour. 8. Si voleva rispettare il pallino. E l'ha fatto nel migliore dei modi. Sì, voleva rispettare il pallino perché era molto semplice prendere quel pallino a fare filotto di prima, Quindi aveva bisogno di conservare la biglia in difesa. Credo sia la compagna di Gatta, non sono sicuro, ma sì. Ci dai conferma, Mirko? Si può dire più bella lei di Gatta, così, ma gli vogliamo bene a Michele. Sì, sempre. Sì, ma gliel'ho sempre detto. Che è meglio lei di lui.
Una sera eravamo a mangiare una pizza insieme a Battipaglia con i ragazzi di, come si chiama, di Buccino, e glielo dicevo, lo prendevo in giro. E Tanto intanto Giachetti, Giachetti. due rossi. No, 7 punti. Sembrava diretta verso il rosso. Parità. Mi dicevo, Michele, sei simpaticissimo. Almeno simpatico, No, eh? no, simpatico, è simpatico davvero, molto di compagnia, Michele. Giro di scambio per lui. Ma la Da come, vedi? beh, no, da come si era buttato. Ha giudicato di sì. Guarda, lo sai, è brutto questo giro. Tutto Fatela di secondo calcio. copione, l'ha provata due volte e poi ci va di bricolla. E fa un capolavoro Gatta. Che risposta. 7 punti anche per lui. Abbiamo un meraviglioso sorriso fuori campo di un soddisfattissimo Michelangelo Agnello che ci ha fatto vedere anche giocare un bel biliardo ieri sera, da revisionare un po' sulla sponda, Michelangelo Agnello, però gli abbiamo dato, cioè Sì, gli lo, abbiamo insegnato il gancio sì, che poi gli diciamo un non po' ha come si idea fa, però assolutamente di dove battere. gli vogliamo bene lo stesso. Sì, Giro di anche se scambio per sbaglia un Giachetti, gancio va bene lo stesso. 4 punti per Sandro in controllo. Lascia la bricolla, pare una delle specialità della casa di Michele Gatto. 3 punti di vantaggio per Gatt, Scava secondo bene set. sotto, sembra bella. Ottima apertura. Questo set è fondamentale, soprattutto per Gatta, perché impattare subito Giachetti. Anche perché Giachetti è abituato alla sofferenza, però se poi va anche in fiducia e in discesa è un problemone, eh. Giachetti, grande entrata al volo di Vediamo se due. trova rimpallo, trova rimpallo e addirittura trova anche il pallino da 4 che fa tanta classifica e tanto morale, lo porta a 50. Qui La gialla è davanti il pallino. ho passato una mezz'oretta di spiegazione con Carlo. Per capire questo rimpallo. Eh sì, perché quando partono, non so se fai caso, quando è che avviene quel rimpallo? Quando le biglie partono alla stessa altezza delle due lunghe, 20, 25, 25, una roba di questo tipo. E Carlo ci ha dato, mi ha dato una risposta a noi molto cara. Qual è? Pazienza. Come diciamo noi? Abbracci la Abbracci la sconfitta. sconfitta e prendi rimpallo. No, c'è il modo, lì devi costruire un altro angolo, In però effetti. dovresti avere il cuore di tagliare buono e non contro, perché se tagli contro cammini come un proiettile quando tu Certo. devi tagliare buono, insomma. Cambiandogli, quando percepisci quella cosa lì, gli devi cambiare qualcosa. Comunque in quel caso lì, quel rimpallo che prendi, difficilmente ti porta a bere, non chiedermi il motivo, però non si vede tante bevute con... Sì, però paghi traversino, eh. Quindi a Sì. volte preferisco bere. Giachetti potrebbe anche chiudere. Gioca piano sul pallino da 4 in Piano. appoggio di sfaccio. Ah, qui ha scartato Sandro. Però guarda, tutto sommato. 54 Giachetti, 48 Gatta. Beh, una chiusura qui mi sembra abbastanza un sogno. Anche perché dimmi anche la stava per realizzarlo. No, Se no, c'è un. c'era un po' più alta lo sfaccio, ma Ah, non credo che ok. ce l'abbia. Beh, manca 6 a Giachetti, può anche giocare. Gioca il fianchetto dalla corta, potrebbe anche fare tutto tiro, eh. E qui non si salva, 4 a chiudere. Angolo di seconda. O di prima e 4, ci arriva? L'esperto dell'angolo di prima sei tu, dovrebbe arrivarci.
se no a stare tranquillo di seconda a parificare. Non credo, penso che nulla rischi di prima, lo gioca di seconda a parificare, dalla forza della corte. Come non detto, ci ho smentito. Ha giocato di prime 4. Questo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Secondo me non ha giocato di prime 4, Gianluca. La forza della... Secondo me l'ha presa scarsa. Non so se è la forza dell'angolo di seconda quella, eh. Sì, ma lui secondo me voleva arrivare a passare il castello di seconda. Poco più del castello. Dico, prenderla scarsa vuol dire lì, vuol dire che fai un errorone, eh. Cioè, non aveva le biglie a 19 metri, non lo so. Tu dici a chiudere, Gatta, c'è la possibilità di sfaccio il pallino da 4, si deve sostenere per marcare quel pallino. Rimpalla, se marca quel pallino adesso. Meno male che non ti ha sentito Carlo, eh. No, pensavo dalla scarsa, Gianluca. Come fa a prendere il pallino dalla scarsa? Secondo set. Dici non ci arriva mai, eh. Dico, è mica magica la palla, eh. Scusa, fammela rivedere, scusa. Stavolta saltiamo la pubblicità. Allora, fermo no, quando parte. Ma ti si ferma lì davanti la palla, Nico? Cioè, da dove passi? Deve spararlo, se mi dici di terza, ma lo deve... Fammela vedere proprio sull'impatto dove batte la gialla sulla corta. Lì, stai fermo lì. È quindi, vero, è vero, hai ragione. Cazzo, deve tirarlo chiedo lì. Venia, chiedo venia, hai ragione. L'aveva presa al cuore, ma giustamente. Ma poi va bene, hai ragione. Senza pubblicità, va bene Bianchi? Andiamo avanti. Sì, bello con tutti le palle. Tutti per aria. Sono tutti in aria, è vero. Questa tienila. Questa immagine, questa è bellissima. Fai lo screenshot e tienila. E tienila che la usiamo per qualcosa, è fantastico. Due a modi tre per Sandro Giacchetti. 2-0 per il Toscano in questa prima semifinale. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, siamo, ma ormai lo sapete, all'Eco Resort Le Sirene, nella splendida Gallipoli, nello splendido Salento. E siamo al lunedì delle fasi finali. Quindi oggi due semifinali e poi la finalissima a seguire. Mezza garuffa per Gatta. Penso sia arrivato a difendere, sicuramente ha levato la dritta. Bisogna vedere se Giacchetti all'angolo di prima di mezzo colpo, ma sembra orientato ad andare sulla corta, questa candela. Buona la forza. Abbiamo anche i fedelissimi del lunedì mattina, siete già più di 1000. Qualcuno che avrà il telefonino imboscato al lavoro. No, non si dice, dai. Ma sì, per seguire il biliardo si può anche fare. Sì, lo posso dire, tanto ormai non ci lavoro più. Io ho seguito nel bagno la finale del campionato europeo di Matteo Gualemi in videochiamata con te, eh? Sì, perché io ero a Roma e avevo Kuzum. Sì, è vero. Ti inquadravo lo schermo. Inquadravi lo schermo e mi facevi la telecronaca anche lì. Vero. Sembra fosse un martedì pomeriggio, quindi sì, era infrasettimanale. Giacchetti fionda giustamente sulla parte interna, 5 punti. Tra l'altro noi siamo molto contenti perché il numero degli spettatori che vi diciamo sono, in realtà non sono gli spettatori, ma sono i dispositivi che sono collegati. Quindi sì, potrebbero essere molto di più. Beh, quantomeno, non lo so, Mirko Bianchi ha mai fatto questo tipo di sondaggio rispetto ai dispositivi, quante persone in più ci possono essere, con che percentuale? Dipende dagli orari, dillo in diretta Mirko. Ah già, dice, sei a bordo biliardo, scusa. Comunque almeno il doppio, almeno il quadruplo. Eh sì, perché se in un circolo sono una trentina. Ah già, sì, perché poi ci sono i circoli, vero? Cioè, credo che bassa marea stamattina sia sintonizzata, sicuramente. Appena. Poi insomma, l'1:30... Sì, è già l'ora di apertura delle sale. Sì, sì.
incominciano a girare biliardi, insomma, sì che... Giacchetti a sfiorare la palla di effetto per agevolare questo ingresso. Bravo. Due punti. Giacchetti che ha avuto soltanto un momento di appannamento all'inizio del set del secondo, quando ha sbagliato quel giro. Gatta che tutto sommato sta perdendo 2-0, ma se dovessi dirti degli errori gravi gravi di Michele, che dici? Ci sto pensando, molti più meriti di Sandro che dei meriti. L'unico tiro che ha sbagliato in effetti è stato quel calcio di striscio che ha dato il là alla rimonta di Sandro. Sì, è stato, però sai, cavoli, un errore, poi qualche imprecisione, ma il biliardo è un gioco di... Sì, l'unico è stato quello. L'errore, sì. Traversino di 2,5 a rincastellare, pallino a 4. Se lo fa è una meraviglia questa. Giacchetti, mamma mia, bravissimo. Molto molto centrato Sandro, poi chiaramente anche in fiducia. Questo è se un... ci sta anche il rosso, scacco matto. Questo, se usiamo un termine pugilistico, è uno di quei jab, non il gancio che ti butta per terra, ma di quei comunque jab. Deve andare lo stesso nell'altro quadrato perché non vede niente. C'è il pezzetto di lunga che vede. Non passa di qua, ma non penso neanche passi di 4. L'unica cosa che ha, secondo me, è il 3 sponde sul larghissimo. Dici ha fatto scacco matto anche a non mettere il rosso. È sul larghissimo, guarda, la battuta, aspetta che cambio colore perché il rosso è davvero un po' fastidioso. Sul larghissimo la battuta è una roba di questo tipo e ci potrebbe stare. Secondo me. Oltretutto esatto. Gli dà fastidio anche la biglia gialla per mettere la mano. Esatto, è passato stretto alla mia traiettoria, quindi ci poteva stare. Io avevo disegnato una traiettoria un attimo più timida di forza, no? Anche a una mezza misura, sì, certo. Però... E con la battuta vicino all'angolo si assomigliano molto. Eh sì, ce lo fa sapere Tiziano Lupi che abbassa marea. Ancora non sono stati aperti i biliardi, giustamente. Questa è l'ora in cui si aprono i biliardi, ma sono tutti fermi a guardare, a seguire le sorti di Sandro. Sì. Eh sì, che Sandro... di quel luogo è la bandiera, perché Bassa Marea è stata aperta nel 2005, se non sbaglio, no? 2000 ero appena arrivato a Via Reggio, a 2006, sì, quindi insomma è stato uno spin-off di un'altra sala che era più piccola, ma a 500 metri, è una sala biliardi che si è ingrandita, poi che io non avevo, che non ho mai visto, tra l'altro, che si chiamava, era un circolo di bassa a 500 metri da no, dalla sala. Non sono mai stato. Quindi mando anch'io tutti i saluti, insomma, sono a casa abbastanza anch'io a Bassa Marea. Sì. Uno è la sala riferimento di quella zona, effettivamente. Storica. E tra l'altro domenica prossima ci saranno le finali di una gara nazionale. Sì. Tra l'altro gli appassionati di biliardo lo potranno seguire sullo streaming della FIBIS Toscana. Sì, l'ufficiale della FIBIS, proprio della pagina della FIBIS Toscana. Che ha, glieli facciamo i complimenti, che ha avuto due commentatori per qualche anno. Che stranamente siamo io e te. Però ho sentito e gli ho fatto di cuore i complimenti a Emanuele Terzuoli e a Massimiliano Moradei, perché io ho seguito volentieri la telecronaca, perché hanno fatto una telecronaca simpatica, bella, tecnica. Massimiliano ha dato dei buoni spunti e insomma sono entrambi prime categorie, quindi il biliardo lo conoscono. Quindi sì, poi mettersi in gioco con un microfono in mano noi non è banale, ne sappiamo qualcosa, ma sì. Per
che sono buoni tutti finché il microfono non te lo accendono. Poi quando te lo accendono c'è da parlare. già vissuta questa cosa qui. Mamma mia. E quindi un bel weekend di biliardo, noi ci saremo. Contenti di esserci. Sì, sicuramente passeremo a salutare. Io vorrei passare anche a giocare se non ti dispiace. Io però. Già penso, quindi a posto. Passo a salutare. Avanti anche nel terzo set Sandro Giachetti, 29-16. Garuffa con questo pallino che potrebbe favorire non anche poco di forza, cioè, Sandro, sì. Di sicuro. No, invece ma è stato non regolare. L'ho aumentato di forza. Sì, ma anche perché non occorreva. No, no. Come passa nel punto vuoto. Come era logico pensare, eh? Alla sì, fine ma... non stai tanto sul castello, stai un po' più sul pallino e passi nel mezzo. È passato nel punto vuoto, ma ha lasciato il punto vuoto, sì. mezzo al mare, una delle difese più brutte da attaccare. Poca salvezza anche al volo c'è su questa palla. La trova in una delle porzioni ideali, lo sfaccio all'interno, bravissimo. Bravissimo. Bel salvataggio di Gatta. Sì. Vediamo se il pallino aiuta Sandro in questa difesa. E lo aiuta. Non aiuta neanche poco. Sì, di forza era corta questa. Sì. Gatta sta valutando se ha probabilmente una porzione, o forse stava guardando più che altro l'uscita di tre di calcio. Imperturbabile Giachetti. Vediamo se tirerà l'attacco, se allungherà, decide per allungare. Sicuramente. Sta anche sulla piena. Poi quel pallino potrebbe fargli comodo a lui, ma buona anche la forza appena lunga, se vogliamo. Tutto da guadagnare questo giro per il toscano. 15 lo gioca ad ingaruffare. Beh, il pallino può dargli una mano, eh? Quindi secondo è già una diagonale che si alza di forza. Perfetta questa. Era proprio la forza di questo tiro. Non era proprio comodo questo giro, eh? No, tutto da guadagnare. C'era da fare una figuraccia, eh? Diciamo che quel pallino gli poteva dare un po' di serenità nella protezione, eh? Un'apertura Gatta su questa garuffa. Più che altro poteva essere un giro che mentalmente lo poteva disturbare, perché veniva da un giro più comodo sbagliato, se vogliamo. Ma non penso che Sandro, anche caratterialmente, si faccia troppo disturbare. Non se lo ricorda neanche più, secondo me, quel giro. Nel massimo ingresso delle due sponde ricava un pallino da tre. Che fa classifica tanto morale per Giachetti, più 16, avanti 2-0 Giachetti. E qui pallino da 3 anche per Gatta ci potrebbe essere, ma mi sa che si muove tanto con la sua, infatti non penso che lo tiri. Ma no, pensavo si muovesse. Capivo come faceva a muoversi, cioè lui. No, avevo. A me mi inganna. L'azimutale messo vicino. Mi inganna. Il pallino da tre per Giachetti. Che lo giocherà a disfaccio, però. Si disfaccia ad appoggiarsi in lunga. Sì. Gli darà tanto effetto per cercare di spostarsi poco. Oppure tira l'angolo. No, è bello, si mette lì. Ahia, qua ha curvato questa veglia. È tornata giù dritta anche, vedi, non ha. Abbiamo visto tirare un angolo ieri a Giachetti. Sì, fantastico. Da manicomio. Un caratozzo. Sai che gioca il girone di calcio? Sì. Presa scarsa. Vediamo se. Un suo girone praticamente di sfaccio, non di scambio, schiacciata. Di scambio, sì, non di schiacciata.
Bravo. Beh, era, se non si prende l'impallo è un'eventualità del tiro. L'unico c'è la parte vuota che puoi prendere l'impallo, però. Però diciamo la figura gliela ha data. Abbastanza agile questa uscita al volo di una di che per il pallino da 4. Sì. Se l'avesse presa leggermente più scarsa, sì, aveva tanti, il pallino quella diagonale ha tanti punti di sfogo. Poi Giachetti al volo appunto, disegnato appunto, quindi non. Gatta, giro ad andare avanti. Bravissimo. Ma questa è una meraviglia. È un grande trattamento. È una meraviglia perché lascia anche le biglie nel neutro. Bravissimo, Michele. Sì, è indice che c'è ancora, che è ancora molto presente nell'incontro, Michele Gatta. 3 di calcio per Giachetti. Sullo stretto lascia andare un'ottima forza, vediamo se arriva a difendere, potrebbe essere una gran difesa con un pallino, un colpo d'occhio, non so, a colpo d'occhio le gioca, no, qualche riferimento lo prenderà con le diagonali, no, non penso che vada tutto a occhio, pochissimo. È dura per Gatta perché la bricolla c'è il pallino, non ci può arrivare direttamente di parabola con risultati positivi, infatti è obbligato ad andare di 2 sul lato lungo, intercetta il pallino da 3, trova una parificazione, come lo ha marcato molto probabilmente lo riperderà un pallino da 3. Tanto si deve concentrare qua a fare uno snooker cinese, quindi mettere proprio la biglia bianca davanti al pallino. Non credo che forzi un altro tipo di conclusione. E invece sembrerebbe forzare qualcos'altro. L'angolo di prima a girare. Non è bruttissimo. Ha tirato sul pallino. Scelta alla cifalà. Sì. Che fanciulloni che siamo, socio. Questo... Ma lo sai, qui mi sono distratto. Qui. Eravamo distratti, dai, ci sono arrivati, stavamo leggendo 2 messaggi. Qui siamo stati fanciulloni tanto. Sì, perché secondo me lui ha valutato che non arrivava alla lunga con la sua biglia e soprattutto non c'era modo di fare questo snooker cinese. Ma poi su quel pallino e si tira, perché ha tantissimo sfogo. Sì, sì. Tu fatti questa domanda, se fossimo stati sul biliardo ci avremmo tirato. Sì, sì, sì. Quindi. Adesso mi sono un po' arromentolato il cervello, si dice in Toscana, ma c'era da tirare sul pallino perché può venire tantissime figure positive. Si può fare l'angolo al pallino, il traversino la tua, il giro la tua, l'angolo di prima al pallino, l'angolo di seconda, e le poi... 5 sponde l'altra. E poi fa male. E poi fa male. Fa male all'avversario. Non si salva Gatta, realizza il pallino da 3. Che dici? Tira la drizzata sul pallino. Te lo dico appena vedo una cosa frontale. Se guardo la zimutale mi dà, non riesco a vederlo. Sta guardando per lo sfaccio sul pallino e dove mettere la sua, perché a questo punto la sua o la richiama o la fa camminare di colpo in testa. Lo sfaccio sicuro, la bianca va nell'angolo di sinistra, se non rimpallano. Esatto. L'angolo di destra. Scusami. 15 punti per Giachetti. Sì, sì. E insomma. Certo anche sfortunato Gatta, perché si è messo proprio, ha impattato quel pallino, ci si è messo proprio davanti. Perdere uno strike col pallino,
insomma, si può rimanere anche un po' meglio al biliardo, Sì. Comunque guarda che bravo Michele, ha avuto comunque la forza di rischiare questa misura appena lunga o appena grossa la palla, se vogliamo, Sì, più grossa che lunga. Più grossa che lunga, sì. E Giachetti, secondo te, batterà lo sfaccio sul pallino? Credo proprio di sì. Vero che c'è il 4-3-7, ma ce ne faremo una ragione. Te l'ho chiesto perché c'era questa presa di pallino che non era sicuramente positiva. Sì, ma ha sbagliato il castello di un metro. Vediamo il replay. Sì, doveva stare sullo stretto del castello per indirizzare quel pallino. Comunque ha valutato che un birillo bastava, avanzava, un 5 si sarebbe messo a 57. Qua un po' di scoraggiamento. Poco insomma. Morale, dai. Sì, per Gatto. Obiettivamente. Siamo nelle situazioni un po' ibride, le biglie si no, sono no, sistemate non più. ha sbagliato niente di un metro, Sandro, aveva preso il filotto. Doveva stare proprio sul grosso. Sì, era sul filotto la palla. Giachetti chiude, chiude con questa raddrizzata da 14 punti. Diciamo che le bile stanno un po' parlando. Nel momento in cui si devono sistemare o dare qualcosa, si stanno più sistemando dalla parte di Sandro. Pubblicità. A 0 per Sandro Giachetti in questa semifinale, che per adesso sta dominando, però una nota di merito anche a Michele, che sta giocando bene e non gli è andata straordinariamente bene, dai. Sì, più che altro il rammarico per Michele è stato quel secondo set in cui quella conclusione di striscio di calcio con l'appoggio del pallino di 4 sullo stretto ha lasciato biglia. Secondo me è l'unico rimpianto che deve avere in questo match. Se avesse anche toccato quella biglia, aveva un vantaggio di 38-23. Magari staremo a parlare, sì, di un terzo set vinto da Giachetti, ma di un parziale di 2-1 anziché di 3-0. Vediamo se il sistema. Adesso sono molto più distanti. Vediamo se Sandro ha messo in memoria tutto. Direi proprio di sì, al di fuori, l'ha presa leggermente stretta anche questa, però questa sì, c'era ci il pallino sta. Che gli faceva anche da scudo, sì, sì, quindi questo ci sta così. Anche aumentare. 3 sponde di calcio per Michele Gatta. A segno, bravissimo. 8 punti per, scusate, per c'è stata una suoneria in cuffia, sì, anche che avete sentito. Ottimo Michele Gatta, a cui sicuramente non difetta il carattere. Di 2 Gatta tiene una ottima parificazione legando la sua biglia alla sponda lunga. Michele Gatta, che abbiamo detto che sono i maestri di Sandro, il maestro di Sandro riconosciuto a Carlo, ci fa là, però non abbiamo detto quello di Gatta, che è Ernesto Gian Gregorio, che è un grandissimo giocatore di biliardo. Peccato che per ragioni di lavoro Ernesto non possa frequentare
con assiduità il circuito, perché è sempre un gran bel veder giocare. Sì, funzionario pubblico. Sì. Grande giocatore. Nestro Gian Gregorio, sì. Che a sua volta si è affinato tanto nel periodo in cui Michelangelo Agnello era a Mirabelle Clano, perché Gian Gregorio è di Avellino. E Gian Gregorio è davvero un grandissimo giocatore e un bravissimo maestro. E poi, insomma, frequentato tanto anche quello che noi con sempre grandi ossequi chiamiamo il maestro, che è Gerardo, Mascolo. Sì. Beh, grandi ossequi perché se li merita tutti, perché è uno di quelli, Gerardo, che gioca davvero bene al biliardo. Sì. Tanto prendo una porzione di palla infelice qua, Michele. Anche questi sono segnali, perché lì tra il salvarsi e prendere questa porzione l'aveva anche ben impostata. No, nell'entrata anche fare 8. Sì, esatto. Tra l'altro. E poi rimane chiaramente a, non ti dica spingere, ma da correggere poco. Ecco. Angolo di misurissima di Giachetti. Giachetti poi trova queste perfezioni anche di forza. Non era da correggere, era no, proprio pieno. No, perché se fosse stata da correggere era meglio lo sfaccio a questo, sì, punto, sì, di un passaggio che... Qui abbondante di forza, vediamo se lo salva l'impatto col pallino. Non lo prende. Tutti i segnali messi uno accanto all'altro. Che... Questa effettivamente di forza è sbagliata, perché lì va diminuita se stai da quella parte del tiro. Sì, tiri a passare di dietro. Sì. Ancora incrociare Giachetti. 4 punti per lui rispettando il pallino. Un mezzo sospiro di sollievo per Gatta. Sì, una marcatura da 13 avrebbe spostato molto l'equilibrio. Di striscione. Prende perfettamente, riesce a passare dal pallino, ma sarà stretta questa palla, se non cede nell'ultimo tratto. È un sorriso un po' amaro per Gatta, che vede, secondo me, scivolare un po' il sogno di arrivare in finale. Riso amaro, era un film, non so con chi. Wikipedia, eh? Vabbè, non mi svelare tutto. Giachetti perde il controllo su questa sventaglina. No, ci ho preso. Un film drammatico famosissimo del 1949. I miei anni. Tanto che semplice questa conclusione per Gatta, che tira l'angolo a ringaruffare. Verrà fuori un 6 sponde stretto. Che è un tiro che notoriamente ti piace da morire. No, non ho la forza per tirarlo, quindi non lo tiro. Unica nota positiva di questo tiro è la vicinanza della biglia di Giachetti alla sponda corta, ma Giachetti la risolverà con una passatella. Dice batte di un passaggio. Sì, sì. No. Uno e mezzo, ragazzi. Scarsa. Attenzione. Beve 13 Giachetti. Vuoi vedere che questa partita ha un nodo? Qui un nodone, perché qua ne paga 10. No, può pagare anche 14, ne può pagare. Sì. Quindi 13 di prima e 10 di ora e Gatta, 31-12. Vediamo se sfrutta questo regalino di Giachetti. Regalino. Regalone. Sai, poi c'è il detto, no? No, socio. Quale? Hai 7 vite come i Gatta. Sì.
È stato un piacere, ragazzi. Questa è degna del miglior Mirko Bianchi. È strano che non l'abbia detta Mirko questa. Tanto parcheggia la sua biglia nella buca. Bravissimo, Michele. Bella, bella, bella. Si possono sentire queste cose. Sai che ne ho letta, intanto che già che ti decide, ne ho letta una bellissima l'altro giorno. Non sono pronto. E una chiede che ore sono e l'altro gli risponde le 9 meno 5 e l'altro 4, ma che ore sono? È bellissima, l'ho letta su Facebook. Va bene, concentriamo. Direttamente sulla biglia, Giachetti, di parabola. Più si sposta meglio è, però va sotto pallino. Qui può fare il fisso al pallino, gatta. Un traversino se ce l'ha, oppure il fisso al pallino. Ma a portarle? Cioè... sembra che giochi il traversino, che il pallino non lo guardi. Non l'ha neanche, non l'ha neanche valutato questo. È distante, dal castello il appunto, pallino. Appunto, no, stavo vedendo. Io l'ho detto, ma insomma, poi magari se fosse stato molto più avanti intorno al castello. Passaggio difensivo passando internamente per... Giachetti. Vediamo ancora la, in quanto si scrolla l'errore addosso Giachetti, se lo scrolla. L'errore è stato abbastanza grave perché... Vatte ad andare avanti. Riesce a tenerla dentro. Forse. Di angolo forse ce l'ha Giachetti. Ma è... roba dura, sì. È il cosiddetto angolo Armaduc, come l'avevamo coniato. È sempre attenzionato a tirare. Sì. Un angolo anche da diminuire di forza, questo di arrivare alla corta. È facile prendere la scarsa. Sì. Diminuendola di forza era molto facile. Più la diminuisci più si chiude, se arrivi veloce si allarga. Oddio, poteva anche spingere un po' di più perché effettivamente quel pallino dava una mano sulla protezione dalla lunga di destra. Ma e molto probabilmente non la vedeva. Sì, era al limite. A 16 Giachetti a cercare di rimettere questo set che al traversino di prima girare, no, di calcio la vedeva la lunga, lo sfogo dalla lunga e passa nella parte vuota all'andata e al ritorno. Sì, lui chiaramente la voleva prendere un po' più all'interno, ma penso non avesse spazio, quindi ha badato a prenderla piena. 4 e 3 7 per Gatta. Punti fondamentali questi, per mettersi a più 30. I Giachetti qui. Vediamo se troverà... gioca una cifalata. Sì. Americana. Non credo ci abbia l'americana, Gianluca. Americana. No, non può prendere metà di quella biglia. No, ne serve un po' più grossa di metà lì. Mm. Eh sì, serve metà se è al centro, quindi. Con metà dal centro vai nell'angolo, quindi lì ma ne serve. Ma io credo giochi Masteo da Giachetti. Da come brandeggia sì, Masteo la giri contatissimi proprio a rimanere appiccicato al pallino da tre.
grosso. Forse ha perso un po' traiettoria, perché mi sembra strano che giochi ti la sbagli di era così tanto. Era dedicata. Non so, poteva essere anche una scelta per vedere un po' come stavano le cose. Lunga per il pallino da tre, corto. E qua? Lo striscettino stretto a murarsi a pallino, dice, viene largo? No, sta tirando. Ma battere in corta, ma... Sì, corta per forza, ma poi mi sa che cambia idea. Non c'è, gli va in faccia al pallino. Ha giocato proprio l'angolo con coraggio e attenzione. Bella uscita questa di Giachetti. Grande uscita di Sandro. Su queste palle davvero mai banale. Sì, c'è da aspettare. Vedere cosa tira e poi imparare, insomma, sì, per altre volte e mettere in memoria. Sì. Vediamo se un tiretto se l'è procacciato. Si è un po' allontanata, però è ancora uno scatolino. Sì, sai, più che altro è uno scatolino che forse può permettere a Gatta un'uscita poi dalla lunga e marcare un altro pallino da 4, ma chiaramente in tasca non se le può mettere. Corto. Sì. Ti ha perso un po' la traiettoria. Però due punti. Di bricolla. Insomma, Gatta... Infatti c'è tanto spazio tra il pallino e la sponda corta, quindi sta sul regolare Michele. Poi uno dei suoi tiri, giustamente. Sì, la bricolla la gioca in un modo meraviglioso. 50-21, Gatta si sta avvicinando alla vittoria del suo primo set, ma siamo 3-0 per Giachetti, quindi ancora lunga la strada per Gatta per mantenere vivo il sogno di arrivare nella finalissima, che l'altra semifinale vedrà protagonisti Michelangelo Aniello, Giovanni Triunfo, derby pugliese, sì. Nord Foggia Puglia. Contro Bari, sì, del nord della Puglia. 6 punti su questo giro a ingaruffare per Gatta, meno 4 corto, per Gatta. Diciamo una partita che, salvo miracoli, va in prescrizione, in archivio. Girone. Eh sì, qui deve fare qualcosa di straordinariamente eccezionale per tanti colpi. La sua è bella davvero. Non è rimasto lungo. La prima l'ha fatta, è lungo. Lungo ma non lunghi, sì. Pensavo. È lungo, se dalla zimutale steola dal vivo non lo è. Non lo è. Rimpallo per il pallino da 4 e Gatta chiude. Bravissimo Michele. Chiede la pausa Gatta, voi godetevi prima la pubblicità e poi gli highlights. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Sgridati dal nostro regista, che non avendo presentato gli highlights, li presentiamo adesso. Quindi godetevi. Highlights, godetevi e noi torniamo tra poco.
quasi tutto pronto per riprendere il gioco al quinto set, 3-1 Giachetti, manca un solo set al Toscano per arrivare fino alla finalissima, è ancora una rimonta importante per Gatta che deve vincere 3 set consecutivi per arrivare in finale. L'altra semifinale sarà in diretta Rai a partire, Mirko, dalle ore 15 e vedrà protagonisti Michelangelo Aniello e Giovanni Triunfo, quindi derby pugliese, mola di Bari per Michelangelo Aniello e Cirignola Ortanova per Giovanni Triunfo. Due a mo' di tre per Giachetti in apertura. Che qui trova una marcatura da 6. Buon per Gatta che ha subito l'occasione di ripetere la marcatura con una conclusione di fisso. Vediamo come decide di giocarlo. Taglia a destra. Ha giocato il falso giro. Vediamo se arriva sotto pallino, sarebbe una buona notizia per lui. Dunque. Non credo si sia concretizzata. Vediamola dalla frontale, Mirko. Credo che veda una porzione di biglia per scappare. Per scappare. Sì. Ma sta puntando effetto a sinistra. Addirittura gioca a calcio. Allora. Ah sì, allora la vede. Appena timido di forza, Sandro. Stranamente corto, Giachetti. Sì. Che Gatta, candela di effetto. Corto, ma non cortissimo, chiaramente, Giachetti. Gatta rientrato molto bene, passa in mezzo, sfortunato il campano. Garuffa per Giachetti. Smezzata. Perfetto. Gatta al volo di due. Penso stia sulle due sponde lì. Sì, da dove punta. Una buona presa di Gatta. Aggiù. Inquadrato, un giocatore di Eboli alla ricerca di concentrazione. Giachetti 2 a mo' di 3. La tocca appena all'andata, la ricalcia al ritorno, ne consegue una traiettoria di traversino stretto. Angolo per Gatta. Credo che abbia puntato l'angolo, sì. Corrente ammortizzato, oppure batterà il giro di scambio. Giro di scambio che sarà largo. Era puntato così stretto questo angolo? Cioè era puntato brutto più che stretto. Secondo me aveva poca corta. Aveva la corta giusta per scambiarla bella di giro di scambio. Sì. Però non tanto bella per ricavarne proprio un angolo. La doveva fermare, secondo me lo doveva allargare di bloccaggio. Giachetti. Angolo di seconda, scambiare i quadrati con l'altro effetto, di effetto buono. Ho giocato l'angolo di prima. Non l'angolo di seconda. Sì, l'angolo si scusa. Quell'effetto sì, è sì, l'angolo sì. Di prima. Ti torna. Sì. Garuffa ho detto... e una mantiene un lato e l'altra ne mantiene l'altro. Ho detto di seconda sbagliando. Gatta,
fa il difficile, prende due sì, stretto. Penso proprio il punto marcio del tiro, punto marcio del pallino. Adesso di qualità l'incontro rispetto all'inizio è leggermente peggiorato, probabilmente la tensione comincia a insediarsi. Sì, giustamente anche. Giachetti, questo filotto, 10 punti per lui. Non è riuscito Sandro a spostarsi dall'angolo, anche perché era difficile non spostarsi dall'angolo, o perlomeno diciamo che si doveva levare, ma nel frattempo non lo doveva aprire troppo perché sennò avrebbe impattato il pallino da tre. Diciamo che più pensi al trattamento e più perdi il focus importante, che è quello dei birilli, poi non è detto che tutte le volte possa pagare il traversino. Era tardato, una marcatura piena lo metteva praticamente in parità, e dici ok, cominciamo da quello, poi vediamo. Giustamente. Da miglia con i giochetti. È andato a vedere anche la posizione del pallino per giocare la carambola di pallino, ma invece guarda, gioca il passaggio giustamente sulla palla più grossa per non arrivare in angolo, a fare una specie di striscio stretto e portare le biglie in difesa, difesa che risulta essere buonissima. Smezzata di Gatta, sempre impegnativa. Buona uscita del campano. Si avvicina la sua biglia alla sponda corta. E qui la chiave è non pagare, è pagare il minore dei mali, pensavo quindi non pagare la garuffetta. Pensavo arrivasse un po' più bassa. Vediamo se Giachetti trova questo ingresso. È millimetrico questo. Sì. Oddio. Con questa angolazione, bravissimo Sandro, che ti porta via il rosso. Con questa angolazione, vedendola dalla frontale, poi si poteva entrare anche tanto, molto più di così. Sì, da quell'angolazione serve, diciamo, per avere un'entrata. Non gliele lascerei molto volentieri. No, già questo no. Giachetti queste le conosce in tutte le declinazioni. Da quell'angolazione ci vogliono 5-6 punti di lunga per entrare bene dietro alla palla. Gatta su questo gancio, congela lì la battente. Sì, rimane lungo ma non lascia Giachetti un'occasione proprio limpidissima. Di sicuro fare attacco e difesa qua è molto molto difficile. Ci sarebbe, è proprio l'angolazione ideale per l'angolo di prima, scambiare di colpo sotto. Quello che sta tirando Giachetti. Ha preso un attimo grossa, Sandro. Però esiste anche questa di eventualità nel tiro. Quando la palla è orientata verso il 7-8 di corta e la nostra nasce appena dentro la lunga. Non l'ha bilanciata comunque. Secondo me l'ha presa solo grossa. Qui Gatta un po' sotto media. Nota positiva che torna in difesa. Sì. Due punti per Gatta, si va a braccetto nel quinto set. Senza effetto qua Sandro, tipica traiettoria da biliardo nuovo. No betting se non succede un granché. Proprio questa ce l'ha proprio dentro, questa la fa anche quando mattina dorme, appena sveglio, oppure sì. Garuffa su una traiettoria tracciata ma delicata comunque. Bravo. Tante la forza, bravo Gatto, un'ottima forza. Avrebbe potuto realizzare anche il pallino da 4, probabilmente. Ottimo. Giachetti, che pativa inizialmente uno svantaggio di 10 punti, si ritrova adesso 7 avanti. Al volo di 2, penso starà sul grosso della palla, realizza il pallino da 3, un tiro che si sceglie proprio per aprire, spaccare la posizione difensiva.
non del tutto ponderabile sicuramente. Andato a controllare Gatta la come e se andrà a impattare il pallino. Vediamo se sceglie comunque giro. Lo diminuisce di forza, scambia molto bene. Bravo Michele. Un'ottima bravissimo. Qualità. Vediamo la forza che altro adesso. Bellissima la forza che sì. non lascia la garuffetta, ma è sfortunato perché lascia il gancio. Dici che non lascia la garuffetta? No, il gancio. Tracciala di là. Secondo me c'è. Allora lo strato proprio mi inganna con questa. Sì, già che ti la tira vuol dire che ce l'ha. Sono sicuro. Ne ha giocato un gran bene anche. Arriva sul pallino da 3. Pallino da 3 che adesso darà scomodità a Gatta nella formazione del Ponticello, che dovrà costruire volante sopra il pallino. Guardate, controllato appunto da Stamerra, dall'arbitro. Gatta con decisione terminerà lungo. E Giacchetti spingerà questo angolo che abbona anche la parte larga, che lo porterebbe proprio. Secondo me gioca proprio la parte larga. Ma gioca l'angolo, basta che non fa. Non, ma è tutta buona. Basta non farlo strettissimo. Non ma questa forza non avvita. No. Il largo del castello, due vediamo largo se... e gli va dietro tutto secondo copione. Sì, appena corto, perché poteva davvero murarlo lì. Un paio di centimetri in più, mezzo giro in più, sono dolori lo stesso per Gatta, però sarebbero stati dolori ancora più anche gravi. Anche pericolosa come uscita. Nota di merito già aver colpito la palla piena, riuscendo a dare comunque una forza ad allontanare le biglie, una buona uscita. Anche se staccava un po' di più la bianca, giocava carambola di pallino. Ci sta. Tre e mezzo? Sì. Penso la fiondi. Quando per tenerla dritta. Sì. La riporti meglio comunque. Personalmente, anche come consiglio, quando staccano circa mezzo diamante, le tre e mezzo, se non ci sono angoli particolari, anche la forza che stabilizza di più l'esecuzione. Sì. Così come le tre corse danno garanzia quando la palla è più vicina alla sponda corta. Come personalmente la ragiono proprio come linea di massima, se non ci sono situazioni particolari. E qui Giacchetti si fidanzerà col pallino da 4. Questo è un obiettivo troppo importante per Sandro, che non lascerà sul tavolo. Anche perché se finisce dietro al pallino, poi è dura prenderla quella palla lì. Poi può stare lì davvero un'oretta la palla. Tutto secondo copione. Sì. 4 adesso. Insomma. Dici, lo conosco abbastanza. Sì. Se avessimo giocato in coppia e gli avessi chiesto cosa tirare, Giacchetti mi avrebbe detto il pallino da 4 e che tu vuoi tirare. E che tu vuoi tirare. Che ci pensi? Oppure, ma che domanda l'è? Al volo. Che me lo chiedi anche. Che me lo chiedi. Si sono molto colorite le espressioni di Sandro. Giacchetti a diminuire la forza, a creare l'angolo. Io fossi in voi, questa forza in quella posizione me la proverei. Anche perché la forza che distribuisce le biglie, che serve a non bere se batti nella corta. Bravo, bravo Michele.
grande miglioramento anche di Michele Gatta, comunque uno proprio dei giocatori dopo la pausa di riflessione di un anno è tornato più forte di prima, secondo me. È capitato a molti, eh. Sì. È capitato a Marcolin, è capitato a suo tempo a Montereali, è capitato a lui. Noi delle volte staccare un po' la spina da, dalle competizioni aiuta un po' a ricaricare le batterie. Sai, poi il digiuno fa apprezzare anche la pasta in bianco, dopo un po'. Bella questa. No, ti fa riflettere su alcune cose. Questa si pianta. E sarà anche lunga, a lunga. Raddrizzata per Giachetti. Questa di tre passate. Sì. Personalmente io sì. Personalmente anche Giachetti. E invece l'ha forzata. L'ha forzata perché l'ha presa, cioè sembra un po' più lunga, perché l'ha presa scarsa, che l'ha presa grossa, no? Cioè, sì, ma non sarebbero state tre passate. Tre passate. Infatti questa forza potrebbe essere la forza che gliel'ha fatta prendere anche piuttosto grossa. Non so se l'ha concepita, era più una steccata da palla scarsa questa, non vorrei che l'avesse concepita scarsa e l'ha presa grossa, potrebbe essere anche quella. Ci sta anche che si sia un po' indurito il braccio, insomma, ha detto traguardo è vicino, insomma. Gatta meraviglia, tutto per rimanere dentro a questo match, bravissimo Gatta, 6 punti, bravo, in un momento determinante dell'incontro, che carattere Gatta, questo set non è ancora finito dopo l'errore di Giachetti sulla palla frontale che poteva chiudere virtualmente i giochi. Gatta tira fuori uno stracapolavoro per rimanere dentro a questo match. Buon per Giachetti perché c'è un'uscita al volo che conosce molto bene, ma delicata, eh. E butta giù il birillo. Attenzione. Incredibile, ma l'ha buttato giù con la stecca, eh. Secondo me sì. L'ha buttato giù con la stecca. Sì. Faccelo vedere a replay. No, con la palla. Fammelo rivedere a replay perché. Con l'effetto a destra come ha fatto a buttare giù il birillo. Con la stecca. Con la stecca, guardate la palla. Proprio sulla testa del birillo, la punta della stecca. Sì. Abbiamo visto giusto questa volta insieme. Incredibile cosa può succedere al biliardo, eh? Una semifinale che può andare al dramma, eh? Mamma mia. Peccato che probabilmente noi non riusciamo. Senti l'espressione, come dire, l'ho combinata. Gatta presenta il conto. Buon per lui, però non lo so. L'ha tirato benissimo, quindi non gli si può proprio dire niente, ma non so se avrei tirato da quella parte. Secondo me ha tirato. Nella parte dove era sicuro di fare 10, non vai a fare troppi calcoli. Adesso lavori anche un po' sulla psicologia. Sì. Ho fatto il capolavoro, Giachetti mi ha fatto un errore grave. E quindi doveva fare 10. Sì. È un pallino che può essere obiettivamente pericoloso. Guarda, nei sogni qua c'è la chiusura per Gatta, eh? Che se tira il traversino a girare di 7. Basta che non gli parte poco, ma attenzione, vicino a sponda, con la mano. Questo è vero. Può fare un disastro come ha fatto ieri Michinga, ma lui lo tira. Tira anche il pallino da 4, eh? Oddio, se ci ripensa. Doveva aver già tirato per tirare questo tiro. Mi viene. Sai che lo tira davvero? Sì.
Filotto c'è, vediamo se c'è anche il pallino di carambola. C'è il pallino di carambola, rimane chiude. Rimane corto al pallino. Vediamo se è dato la forza per difendere. Quanti punti manca a Giachetti? 16? 44 era Giachetti. Vediamo il punteggio, Mirko. 50, quindi 57-44. Qui Giachetti se la deve giocare a scappar via con il pallino da 3. Questo pallino si rialza anche, Ma sai che c'è? Può anche metterlo proprio a muro dietro al pallino? Se ce lo incastra lì è scacco matto. Che si rialza pallino, non deve giocare. No, proprio sua. Arrivarci di misurissima, dico. Dietro al pallino gli fa scacco matto, non c'è uscita. No, ha giocato alza. Aia. Attenzione, 5 punti a gatta e si va al quinto set. Incredibile. Un set che sembrava andare verso Giachetti, invece Gatta rimane ancora nel match. Che emozione in questa prima semifinale. Pubblicità per noi. Nella nostra chat il nostro William Bardon scrive: rimane attaccato con gli artigli, non molla. Sì, proprio così. Anche perché se non rimane attaccato con gli artigli Gatta. Lo sapevo. Questa è servita proprio. Ma ce ne fu una più ancora più storica, come fa Primona a fare secondo. Altra storica è stata. Intanto Giachetti si presenta subito discretamente bene con questo giro dove penso abbia difeso. E invece mi sa che c'è passaggio, lo sta caricando. Gatta lucidissimo, adesso vediamo se evita il rimpallo, scambia, evita anche il rimpallo, mamma mia, strike. Qui chiaramente per fare strike ci vuole chiaramente la stellina che ti accompagna, però partito alla grande, Allora per i nostri telespettatori, scusa Nico, chiedo a Mirko in diretta, siccome l'ora si è fatta tarda e quindi siamo a 14.37, quindi andiamo sotto all'inizio della diretta Rai, perché se non termina prima delle 3, Mirko, dacci conferma anche tu, noi stacchiamo e la prende la Rai. 14.52, quindi abbiamo 14 minuti ancora di diretta, poi dovete andare sulla TV normale. Sì. Noi digitale terrestre. Nel digitale terrestre, Rai Sport HD. Canale 58. Noi comunque. 57 e 58. Qualora vi piaccia, andremo ancora avanti a registrare l'incontro che poi potrete fruire sul canale Biliar Channel in registrato. Così come l'altra semifinale e la finalissima, giusto? Giachetti perde il controllo su questo traversino di taglio contro, momento problematico adesso per il Toscano. Gatta, qui c'è comunque lo striscio di passaggio alla milanese. C'è stato, Gianluca, chiaramente un errore di Giachetti che non ha sfruttato una raddrizzata e poco male perché era rimasto dentro. Qui Gatta c'è non stato, mi è piaciuto assolutamente. C'è stato poi quell'errore di Giachetti al volo che abbiamo visto, che ha buttato giù il birillo con la stecca, però nel frattempo fra Gatta, le due cose c'è stato un telesponde di calcio da manicomio di Gatta. Sì. Quindi merito di Michele che non si è mai mosso dalla partita, nonostante un super Giachetti è rimasto attento. Vediamo se si risveglia Sandro. E si risveglia, scambia dal rimpallo e porterà le biglie a posto.
complice un errore questa volta di Gatta che non ha dato la forza della sponda corta, tutelandosi sia con la distanza che con una manovra della battente sullo striscio di passaggio che avrebbe potuto battere corta e mettersi in una zona di neutro. 2 a mo' di 3 per Gatta. Vediamo se bilancia. Sì, è riuscito a bilanciarla, molto bravo. Sì. E bricolla per Giachetti. Palla sul 2 largo del castello come traiettoria, ma battuta intorno al 12-13 della corta. Aia. Su questo angolo Gianluca ci sono cascati tutti. È buon per Giachetti che rimane, come dice sempre Giachetti, tra l'usco e il brusco. Tra l'usco e il brusco, sì. No, non ci... Angolo di scambio, giro di scambio per Gatta. Scivola via largo. Pericolo scampato. E Giachetti, che su questo angolo ci ha preso parecchio le misure, gli fa pagare subito l'errore in questi 6 punti. Buona uscita anche da parte di Michele. Diciamo che su questo biliardo la garuffa è il tiro che abbiamo visto di sponde eseguito meglio, eh? Un po' da tutti. E qui Giachetti adesso pensieroso, difficile salvarsi al volo. È un angolo da creare con la battente che è alta di una palla e mezza, quasi due dall'acchito del pallino. Infatti sceglie Garuffa e sinceramente sono d'accordo, perché al volo lì è proprio brutta da salvare. E Sandro, vediamo se sta dentro di forza. È lunga. Ma forse non lunghissima. No, la vede tutta. La vede per il giro, dici? Sì, dalla diagonale si vede proprio. Giro ad andare avanti. Questo Gatto lo ritirerebbe molto molto volentieri. Magari quello di prima di passaggio no, perché era un po' complesso quello lasciato questo da Giachetti, sì, sull'errore della bricolla. Chi ha lasciato dei birilli sul tavolo. Sì. Gancio per Giachetti. Intercettata di sfaccio. Sì, qui l'ha proprio ricercata, sì, così. Non ha fatto niente per prenderla di gancio per i birilli. No, anche perché il gancio per i birilli lì è, secondo me, parecchio celestiale. Catta sullo stretto ad aprire sul traverso del biliardo le biglie. Adesso si stanno marcando l'uno con l'altro, Penso sta venendo fuori il tutti doppi che è il loro, Sì. Giusto? Sì, due grandi specialisti. Giachetti, bricolla ad affondare le biglie. Bella questa presa di palla che conduce la bianca fino alla sponda corta.
non realizza nessun punto Gatta su questo giro scorrente. Vediamo la porzione, ma secondo me ce n'è poca. Però sta tirando di pelo il pallino da 4 anche. No, ancora al birillo. Questa scelta non mi convinceva, ma non convinceva neanche Giacchetti. Pensava di scartare un po', invece ha guadagnato, ha portato sul birillo. Abbiamo staccato un po' l'audio perché ci sono un po' di rumori nella sala in cui siamo e quindi potrebbero dare fastidio nel microfono. Giacchetti sta prendendo un po' più di tempo per ragionare la posizione, anche per riacquistare un po' di concentrazione. Abbiamo gli ultimi 6 minuti in diretta, poi vi inviteremo a spostarvi su Rai Sport e noi proseguiremo il commento che diventerà tra 6 minuti registrato. Pallino da 4 di Giacchetti su questo 2 a mo' di 3, che ha comunque una buona uscita. Candela di misura. 22 pari, delicatissima Gatta, 8 punti di Candela, di fondamentale importanza per il Campano. E adesso che bravo Michele Giacchetti, garuffa, e questa rimane corta. Che occasione per Gatta per prendere quasi 20 punti di vantaggio, di 2 passate e un quarto, anche mezzo. Gravissimo, gravissimo errore di Gatta, gravissimo. Questo, se mi avessero detto di scommettere, non ci avrei scommesso una lira su questo errore. Che occasione ha gettato Gatta. Guarda, l'unica cosa, ma poi bisogna essere lì con la stecca in mano, Gatta nei tempi non è stato eccezionale, cioè, però è un giocatore di ritmo, è un giocatore di tante partite. Certo che sarebbe messo a 40 contro, minimo i 40 contro i 22 di Giacchetti, insomma. Vediamo se Giacchetti gliela fa pagare questa incertezza. Intercetta piena, qua chiave diventa la forza. Buona l'uscita di Giacchetti. C'è il filotto di colpo in testa, però davvero se lo deve guadagnare. E la scelta va o nell'esecuzione forte o a quella di una passata e mezzo. Sembra voler caricare forte. Due punti. Vediamo. Attenzione, se passa dal rimpallo. Non passa dal rimpallo, ma rimpallo super positivo per Gatta, perché trova una steola. E tra l'altro il calcio è tutt'altro che semplice, perché è fuori dal castello. Tanto noi vi ringraziamo perché siete quasi 1700 collegati in diretta e ci scusiamo per qualche rumore di sottofondo, ma abbiamo lasciato la postazione di commento alla RAI e quindi siamo in un corridoio del primo piano dove
né inservienti stanno facendo il loro lavoro, quindi non possiamo dirgli di smettere, ma cerchiamo di limitare staccando l'audio se sentiamo qualche rumore in più, ma vediamo se Giachetti si ricorda quanto è stato bravo al campionato del mondo in una posizione non uguale, ma di misura. Giachetti, questa scivola via, la tocca ma scivola via, questa è la manicomio. Cosa vuoi fare? Lì non ha... che forza gli dai se no? Sì. Mano sul panno, Gatta. Via il filotto. Attenzione al rimpallo di terza. Attenzione. E un'altra volta il rimpallo di terza più che benevolo per Gatta. Diciamo, quello che non è andato un po' a posto nel secondo set sta andando bene in tutto questo set. Qua due sfumature pesantissime. Sì. Che Giachetti al volo. Vediamo se prende la lunga, rimane là e viene via. Su, e quindi lascerà un altro tiro frontale a Gatta. 46-23. Stavo pensando ai 4 di Sanremo e ai 4 di adesso. Nei 4 di Sanremo c'erano 3 giocatori. Sheriff di Arizzo e... aiuto, Mauceri, figlia. Mauceri. Con chi ha vinto di solito semifinale? Mi sembra Caratozzo. Sbaglio? Ci sta? Sì, Caratozzo. Sì, sì, esatto. Quindi, 6 punti intanto per Gatta, si mette a 52. Quindi in entrambe le edizioni due giocatori arrivati dalla fase della, comunque, della qualificazione, diciamo l'ultima fase, perché tutti i giocatori nazionali, no, a Sanremo addirittura c'era Fillia che arrivava proprio dalle selezioni, Fillia fa parte della categoria dei master. Tanto giro alla Giachetti E pallino da 4. Allora andiamo avanti fino alla chiusura del set. Che non dovrebbe tardare ad arrivare. Quattro punti per Gatta. E quattro sono i punti che lo separano dalla bella. Ha tardato Giachetti a 22. Giachetti gioca di due passate a scambiare i quadrati. Gran bella giocata questa di Sandro. Peccato non premiata, soprattutto con un'ottima difesa. Sponde biglia per Gatta. Quattro punti lo separano dalla bella. Questi quattro arrivano, quindi si va alla bella. Noi stacchiamo, Mirko? Allora, noi vi salutiamo, vi invitiamo dalla diretta, vi invitiamo ad accendere il televisore, andare sul canale 57 o canale 58, dove vi verrà trasmessa in diretta Rai Sport la bella di questa prima semifinale tra Michele Gatta e Sandro Giachetti. Vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi tutti questi giorni e vi diamo appuntamento a Brescia tra pochissimo, per questa partita nel registrato, ma a Brescia dal mese di febbraio. Ciao a tutti. Ciao.
tutto pronto per questa bella tra Sandro Giachetti e Michele Gatta. Certo, era a un certo punto del quinto set era davvero impronosticabile. Anche perché ci potesse essere un ribaltamento. Storicamente non penso che ce ne siano state così tante di rimonte dal 3-0 al 4-3. Adesso non ho dati precisi, ma a memoria non penso ce ne siano state tante. Vediamo Giachetti come sta, e questa può essere una palla indice. La steccata non è mal partita, eh? Anzi, ottimo. Mezza garuffa per Gatta. La deve aumentare di forza per l'impatto con il pallino da 4, se ci fosse, se no si paga lo sfaccio. E lo fa molto bene Gatta. Bravo. Bella questa uscita di Michele. Candela delicata per Sandro Giachetti. Non può prendere l'esterno della biglia, si deve concentrare proprio a fare un birillo dell'italiana. Bravissimo. E chiude tutte le strade da questa parte. Fatto il birillo più bello, Sandro. Sì. Oddio, anche di là, eh. Poteva essere che... meglio quello. Questo è più sano. Questo è più sano, più sano perché non sta in pensiero di prendere prima pallina. Questo è senza patema, diciamo. Esatto. Così. Ma forse sai, secondo me è anche quello più bello, perché di là puoi lasciare un tre sponde di calcio. Calcio, sì. Dal volo in accosto, Gatta. Questa distanza si può ancora accostare. Non so se accosta. Te non avresti accostato? Ah. Sì. Ma per filosofia, quando ce l'ho a una spanna. Perché tante volte si fa steva, si può fare bella roba. Anche perché è empirico lasciarla andare, non sai come la prendi. Vediamo se Sandro, bravissimo, vediamo se l'ha quadrato. Scorrente ammortizzato, rosso solo per Giachetti. Era vediamo difficile. Se torna in difesa. Ci voleva ancora più spinta di ci questa. Ci voleva la forza del castello. E mi sembra che sia andata anche al massimo di spinta con la sua. Sì, perché poteva poi rischia di perdere il controllo. Poteva aumentare l'altra, ma spingere più la sua... ma lo snaturi tanto. Sì. Stretta per Gatta. Stretta. Stretta relativamente. Più raddrizzata che stretta. Senza effetto. Gatta con molto rammarico realizza 5 punti, solo 5 punti. Si è messo bene e vediamo se, perché se Sandro ha spazio gioca di sicuro dalla corta. Giusto per non conoscerlo, ma sì, gioca il calcio no betting. Sì. Se riesce gioca dalla corta. Se dovesse essere scomoda, un problemino. No, mette il ginocchio sul tavolo, quella della corta. Eccolo lì. Riesce a mettere la testa abbastanza in bene linea. Sopra, sì. Dominante destro, Giachetti. Quindi è agevolato anche da questo aspetto. Ecco, chi ha dominante sinistro qui dura ancora più fatica perché deve spostare ancora di più la testa. Sì. Per i dominanti sinistri questo tiro qua praticamente non c'è, perché non ce l'hai a parte invertite. Per i destri dominanti è uno degli svantaggi di essere destro, di avere l'occhio incrociato. Sì. Gatta stretto su questa mezza garuffa. Neanche lungo, secondo me. Giachetti senza rischiare.
parabola gatta questa bricolla, finirà larga e probabilmente corta. Traversino per Giachetti. Giocherà forte, tre passate e mezzo probabilmente. E qui la sporzionata Sandro. Pensi l'abbia giocata di tre corse? Non lo so. Sicuro l'ha presa scarsa, sì, la sporzionata. Diciotto nove. Guarda, non è rimasto neanche male. Gioca di un passaggio. Questa gli è rimasta corta. Sei sicuro? Tanto corta? Ma invece è arrivata. Altro che corta. Sì, c'ha il 5, non abbastanza arrivato, comodo. Non è arrivata al rosso. Corta per i birilli, comunque ha difeso. Una sponda qua alle 5 sponde, così insomma. C'è differenza, ma insomma. Giachetti, 5 sponde di calcio. La troverà dopo 4. No, non è riuscita a entrare. E anche a difendere. Sì. Fosse stato Martinelli non l'avremmo vista subito, no. Con Gatta ce la facciamo, sì, vederla, anche se lui si mette un po' davanti. Però se dovessi scegliere per giocare a biliardo vorrei essere alto come Gatta. Che poi non è a 1,70. Per essere un uomo non è altissimo. Sì, diciamo, è Martinelli che è un po' più alto della media europea. Martinelli è 1,94. Il grattacielo del biliardo. Bella questa. Sto pensando a cosa giocherei. E poi ce n'è una sola da giocare. Intanto a Martinelli gliela faccio la battuta, quella che sulle persone alte. Infatti. Faccio io lunghi e furbi, non li ho mai visti. Quadrata la dottoressa Federica Ronchi, la responsabile delle comunicazioni Fibis. Cioè, stava valutando. Eccolo qua. Eccolo qua, Martinelli. Infatti, vedete, ci sta poco anche nell'inquadratura, obiettivamente. Ha allargato molto. Bisogna allargare. C'è un signore che è alto almeno quanto lui. Sì. Insomma, lui nelle foto a scuola stava dietro. Diciamo così. Sicuramente terza fila. Che si è salvato bene, si è disimpegnato bene, Michele. E qui? Qua di buono. Neanche Santi Caratozzo. Discretamente alto anche lui. Sì. A scivolare al pallino 4. Da 4. Vediamo se torna in difesa Giachetti. Sembrerebbe di sì. È bella tanto anche questa. Gatta, un'occhiata alla palla avversaria, una tira di parabola. No, questo di paraboli. Parte tanto distante dalla sponda.
brutta la ruffa. Ci passa abbastanza bene. Sì, a parte ci passa. No, secondo me ci passa meno di una palla. Ma che bravo, che bravo. Addirittura è entrato tanto. Da smollare, bravissimo Michele. Di sponda gioca, gioca un gran biliardo, gatto. Giacchetti, anche lui di Garuffa. Il pallino da 4 potrebbe essere un obiettivo. Attenzione, la salta Giacchetti. È un po' il leitmotiv di questo incontro, che Giacchetti ha fatto un erroraccio nella seconda, errore relativo, il giro, e l'ha messo a posto. E poi sono venuti, in ogni set è venuto un errore vistoso. Biglia libera per Gatta, meno 11, può mettere le cose a posto subito. Gioca molto bene l'Acchito, eh? Ne ha giocati due fotocopia. Addirittura arrivo pallino, si mette avanti di due. Questa è una perla. Meraviglia. Sì. Tutto il casino vinto da Giacchetti, questo mini vantaggio là. Se l'è giocato tutto. Dismezzata Giacchetti dalla lunga, una lunga che l'ha tradito un paio di volte. Vediamo se si corregge. Si corregge benissimo Giacchetti, benissimo. Sarebbe importante per lui cancellare la garuffa dopo, e credo ci sia anche riuscito. Sì, sì. Ce l'ha brutta anche di una questa palla. Di una dalla lunga è brutta. Sai che qui potrebbe tirare anche sulla corta veloce. Non vedo tante altre soluzioni. Infatti sta giocando questo. Non ha altro a disposizione. Rompe questa posizione gatta. Scelta il pallino da 3, ma non si salva gatta. Fiata incrociare per Giacchetti, due ci sono, due ancora. Non ce n'è più forse? Rientra? Giacchetti scuote la testa, sa che doveva essere una marcatura più importante. Tutto in pareggio, 27 gatta, 26 Giacchetti. Di calcio gatto. Di fatto manda un messaggio, nel senso che manda il messaggio che probabilmente un po' di agitazione c'è. Non se l'è voluta giocare, su una raddrizzata tutta torta. Il messaggio del braccio duro. Però è una forza, secondo me, avere la forza, scusami il gioco di parole, di riuscire a rinunciarci al tiro. Non è scontato riuscire a rinunciare. Perché comunque il tiro di filotto è un tiro che ti dà potenzialmente ma tanti diritti. Vedi una parte superiore della biglia? Per giocare il 13? Ma no, per giocare il giro proprio. No, non penso, il giro no. Io sono quasi in dubbio che veda biglia. No, la biglia la vede, però non la vede proprio piena e basta. Sai, poi da valutare il passaggio. Adesso è quello che riusciamo noi dalla lavagna elettronica a disegnare. Gli ci passa a giro strettissimo. Ecco,
sembra stato se avesse giusto quella porzione di un giro, ma non è nella, non è nella aveva, traiettoria ideale. L'aveva già tirato, se ci aveva visto. Sì, anche perché non è nella traiettoria ideale, perché corre male con la sua. Andare in appoggio, secondo me. L'appoggio, gatta è destro, guarda, tutto sommato, se gli appoggia verso la lunga. Vuole sfruttare questa porzione di palla. Allora quindi deve sul pallino andare avanti, non sul pallino. Ma gli ho fatto una cosa egregia. Ma davvero? Sì, egregia, un tantinello stellare, perché effettivamente il passaggio delle biglie nella linea di rimpallo vicino al pallino era al limite, però insomma qualcosa doveva tirare. Eh sì, fare passo non poteva. Passo non c'è al biliardo. Passa, angolo per Gatta sul largo, prende due punti. Un buon due comunque. Sì, adesso si stanno marcando in modo chiaramente maniacale entrambi, eh. Giustamente. Sullo stretto, Giacchetti. Stessa cosa di prima. Vede palla, ma probabilmente parte invertita. Però qua ci dà una bella soluzione, Gatta. Un pallino da 4 a girare, a mantenere la gialla sullo stesso. Ma anche di colpo a fare il giro stretto. Allora vede la palla, ne vede un po' di più. Ah no, però aveva proprio la porzione di giro qui. La giocata di colpo sotto senza effetto per farla allargare, quindi per sfruttare. Ne vedeva di più di Sandro, sì. Eh. Sì, sì, ci voleva. Sicuramente vede più di palla piena. Pallino da 3 per Giacchetti di giro stretto a portare la gialla nell'angolo opposto. Che meraviglia, Giacchetti. Bravo, Sandro. Questa è una gran palla. Come è stato bravo a ponderare bene sul giro stretto Gatta, tanto bravo è stato ponderare questo Giacchetti. Ma la vede? Vede per l'angolo di prima, eh? Angolo di prima, esplode il castello. Bravissimo Gatta. E qui bisogna vedere dove terminerà la gialla. Impatto felice col pallino, eh? Eh sì. Questi sono gli episodi, questo è un premio al tiro preso benissimo, però sono gli episodi che possono spostare un intero match, perché se avesse avuto l'opportunità di ribattere Giacchetti saremmo rimasti bene o male in parità. Adesso Sandotto tutto si deve salvare, non è affatto semplice. La salvataggio sarà soltanto dalla lunga, probabilmente al volo. Potrebbe essere anche discreta da salvare questa, è abbastanza grande al volo questa palla come possibilità difensive. Sì, però Gianluca non la può aumentare tanto di forza, eh? La deve tenere bassa, quindi... Ma se la gioca, senza, la ma se la gioca senza effetto relativamente, sai? Non la può riportare a pallino se tu ci pensi. Se tu ci pensi, se la sposti di 3 palle nella mezzeria, la biglia bianca, se la metti in mezzeria, diventa quasi fissa da salvare con partenza sotto il castello. Quindi probabilmente lo è anche lì. Sandro la cosa la sa. Fantastico. L'ha diminuita un pochino giustamente per la vicinanza dell'avversario alla sponda corta, però era una forza abbastanza naturale. Fantastico, Giacchetti. E qui sembra lo stesso giro che ha tenuto dentro il match Gatta nel quinto set. Eh sì. Risponde sullo stretto di cui probabilmente è specialista, si mantiene dalla parte giusta del tiro, si mette in un punto ideale, è un punto morto,
meno che non la veda Giachetti, forse di parabola. Sai arrivare. Che se la vede Giachetti potrebbe tirare anche la stella di rimpallo. Me ne fece una a Pistoia da manicomio. Da manicomio in semifinale. Mamma mia. No, ma non ha niente. Se la gioca, se la gioca deve parabolarla. Ma... Va dalla... dal lato lungo. Va dal lato lungo abbastanza. Che forza daresti? Un po' più della corta. La terrei un po' più brillantina come forza, personalmente. Ma parlavi della steola? No, non me la sento. Darei una forza da prenderla, che se la prendo piena, la bianca, se non prende il pallino, si rialza. Non darei quella forza lì del pallino. Non la pensa come me Giachetti. E Giachetti a giri contati. Da manicomio questa steola. Se ci pensi è un po'... mi dico e mi contraddico, è un po' il concetto che ti dicevo dei pallini quando ce li hai lì a 20 centimetri. Però boh, di una forse la controlli meglio. È vero che era anche abbastanza schematica perché aveva tanti riferimenti. Chiaro che far bersaglio dopo così tanto spazio, se non la fa è fisso, è di fisso. Attenzione, vediamo se Gatta riesce a toccarla. Questa biglia la lascia lì, la lascia lì Gatta. È anche vero che ci voleva una palla super in questo momento e Sandro l'ha tirata fuori nel momento giusto. Può essere il primo a mettersi in chiusura. Mamma mia, che finale! Giachetti gira dietro a quel pallino. Vediamo se è riuscito a dare la forza a Sandro. Fare quel pallino avrebbe fatto tutta la differenza del mondo per lui. Sì, 52 si sta meglio che a 48. No, ma poi non so se dopo l'impatto col pallino ti puoi mettere anche dietro. Se te lo porti dietro un po' a braccetto, gli vai dietro. Sì, poteva la prendeva verso la lunga, poteva scorrere verso l'angolo. Non è semplice la risposta di Gatta. Questo è un filotto dalla scarsa di colpo in testa. Oppure gioca a scendere. Sembra puntare per le due passate, no? Gatta la inchioda di seconda. Vediamo la sua, però. Attenzione, attenzione. Attenzione. Fortunatissimo Gatta in questo frangente. Mamma mia, come Bazzica. Si risolve questa partita, si risolve al dramma. Mamma mia. E poi è sfilata a un nanomillimetro dal rimpallo, passa sui morti. Sandro non ha neanche la cosa di dire: se gli faccio il rosso di misura chiudo. Però... Di Candela, bravo. Di traversino può fare anche il pallino. Sai che Ebrea? Di Ebrea. Di qua. Aspetta che lo disegniamo. Fare il rosso solo lo deve graffiare. Questo è un pila alla Romeo, Ti ricordi a San Vincenzo Romeo? Allora, considerando una mezza forza, stai un attimo lì che devo fare... Aspetta, Sandro. Dobbiamo fare i disegnetti. Ma guarda che quella lì è la classica posizione che se prendi il vento della palla fai il rosso. Un millimetro dentro, un millimetro fuori. D'altronde se no che cosa tira? 3 di calcio di misura mi sembra un sogno. Deve tirare quello. Ma dalla grossa secondo te la mantiene su filotto? Proprio a tirarci, dentro fuori.
parte che è un dentro fuori anche questo. No, perché se prende il bere non beve sulla parte scarsa della palla, non beve. Neanche sulla grossa beve. No, non beve in questo senso, ma gioca lì, gioca quel tiro lì. Vediamo Sandro. Racchetti 6 punti. Grande uscita comunque. 54-53. Gli lascia un tiro da guadagnare. Che finale. Mamma mia, alla bella, 53-54. 7 a chiudere per Gatta. Gatta chiude Gatta in un recupero incredibile, 12 strike. Punti. E è il primo finalista di questa terza prova della Phoebus Challenge. Diciamo un bravo a Gatta che ha creduto nella rimonta da 0-3, ma complimenti anche a Sandro Giachetti che ha giocato un match davvero incredibile. Grande delusione per lui perché insomma era arrivato vicinissimo a conquistare questa finale. Sì, che dire, alla fine si è risolta a dramma. Uno dei due doveva vincere e quello cioè, della spuntata. Esiste la fortuna nel biliardo, obiettivamente. Questa volta la fortuna, soprattutto nell'ultima parte dell'incontro, ha guardato e voluto, il biliardo ha voluto Michele Gatta. Reduce da una grande prestazione ieri sera con Matteo Gualemi là, e sicuramente con un premio al carattere che ha avuto dall'essere sotto 3-0 e poi riuscire a vincere 4-3. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Mirko, andiamo in continuata. Perfetto, allora vi salutiamo e godetevi questo video sul nostro canale di Billiard Channel, il canale del biliardo.